Allora, abbiamo uno spazio di misura x, sigma, mu. Quando è? Allora, abbiamo una funzione f. Guardate, per semplicità io prendo la f da x a valori in r. In certi casi possiamo ammettere anche che la f abbia come valore, abbia valore in r ampliato, cioè più infinito e meno infinito, ma per evitare tutta una serie di rogne la metto a valore in r, tanto stiamo a fare il bignano, quindi. Ok? Definizione, questa è la definizione. Si dice misurabile se solo se, per definizione, f meno 1 di a più infinito è un insieme misurabile, cioè appartiene a sigma, per ogni a appartenente. La funzione si dice misurabile se e solo se la controimmagine, questo chi è? È l'insieme degli x appartenenti a x grande, tale che f di x è maggiore di a. Si dice la controimmagine, se mi resta aperte destre, è un insieme misurabile. In realtà questa è una definizione convenzionale, ma in realtà si può dimostrare subito la seguente proposizione: f è misurabile se e solo se, e questa non è una proposizione, non è una definizione, se e solo se vale una delle seguenti proprietà, vale una delle seguenti proprietà. La prima proprietà, f meno 1 di a più infinito appartiene a sigma per ogni a appartenente a r. Seconda proprietà, f meno 1 delle semirette chiuse destre appartiene a sigma per ogni a appartenente a r. 3, f meno 1 di meno infinito a appartiene a sigma per ogni a appartenente a r. 4, f meno 1 di meno infinito a appartiene a sigma per ogni a appartenente a r. 5, f meno 1 di a appartiene a sigma per ogni a aperto di r. Aperto di r secondo la topologia che abbiamo già studiato, chiusuale aperto la topologia con l'idea. Potrei continuare, potrei scrivere se solo se f meno di c è misurabile quando c'è un chiuso di r e così via. Anche qui la dimostrazione non la svolgo nei dettagli per non perdere tempo, ma osservate che r meno a più infinito è uguale a meno infinito a, cioè questo insieme qua è complementare di questo. Poi se vi ricordate che la controimmagine rispetta i complementari, cioè la controimmagine del complementare è il complementare della controimmagine. Quindi se questo sta in sigma, questo è per la definizione, il complementare starà pure in sigma, se vi ricordate la proprietà 3. Se un insieme sta in sigma, il complementare sta pure in sigma. Quindi da questa relazione segue che 1 e 3 e 1 e 4, scusate, sono equivalenti. Poi anche 2 e 3 sono equivalenti,
perché anche questi sono complementari. Però uno dice, vabbè, però perché dovrebbe valere 2? Osservate che l'intersezione per n che va da 1 a infinito di a meno 1 su n più infinito è uguale ad a più infinito. Siccome la controimmagine dell'intersezione è l'intersezione delle controimmagini, allora, con l'immagine di ognuno di questi, siccome sono seminette, aperte, destre, è un insieme misurabile. E quindi l'intersezione con le immagini, la controimmagine dell'intersezione con l'intersezione con le immagini sono tutti elementi di sigma, e quindi l'intersezione è sigma. Viceversa, se faccio l'unione per n che va da 1 infinito di a più 1 su n più infinito, questo è uguale ad a più infinito. Insomma, da queste relazioni segue facilmente che 1, 2, 3, 4 sono equivalenti. Il dettaglio non mi interessa. La 5. Osservate che AB è uguale a meno infinito A intersecato meno infinito B intersecato A più B. Quindi F a meno 1 di AB è uguale a F a meno 1 di meno infinito B intersecato F a meno 1 di A più B. Allora, se valgono 1, 2, 3, 4, tanto sono equivalenti, ovviamente se vale la 5, vale la 3, vale la 1 e quindi valgono anche la 2 e la 4. Quello è banale. Quindi dobbiamo vedere che se valgono 1, ma quindi anche 2, 3 e 4, deve valere anche la 5. Allora cominciamo a vedere che la controimmagine di un intervallo aperto, chi è? È questo intersecato questo, ma questa è la controimmagine di una seminetta aperta a sinistra, questa è la controimmagine di una seminetta aperta a destra, quindi per la 1 e per la 3 sono elementi di sigma, l'intersezione sta in sigma. Ok? Questo considerando A minore di B. Certo, se scrivo l'intervallo B, A minore di B. Ma anche se fosse A maggiore di B viene fuori. Non è falso, è semplicemente banale. Ok? Dopodiché la taglio corta, diciamo, se ho un aperto di R, un aperto, questo vale in generale in Rn, vabbè, mettiamolo in R, posso dire che esiste una successione di intervalli AH, BH, tale che l'unione per H che va da 1 a infinito di AH, BH è uguale a 2. Cioè un aperto di R è un'unione numerabile di intervalli. Si può sempre vedere come un'unione numerabile di intervalli. Se fossimo in R2 sarebbe un'unione numerabile di rettangoli aperti, se fossimo in Rn sarebbe un'unione numerabile di punti rettangoli. Però non voglio complicare la situazione più di quello che serve. Questo qua ve lo do per buono, la dimostrazione su 5 minuti, ma non li voglio prendere. Ok? Quindi un aperto è sempre un'unione numerabile di questi, ma quando io vado a fare la controimmagine di un aperto, verrà l'unione delle controimmagini di questi. Ma questi, le controimmagini di questi sono tutti in sigma, l'unione numerabile di elementi sigma algebra deve stare in sigma. Quindi F meno 1 di A appartiene a sigma. Quindi dire che la controimmagine delle seminette aperte destre è misurabile è un fatto convenzionale. Anche la controimmagine delle seminette aperte sinistre è misurabile, anche la controimmagine delle seminette chiuse destre è misurabile, anche la controimmagine delle seminette chiuse sinistre è misurabile.
angela con l'immagine di tutti gli aperti è misurabile, angela con l'immagine di tutti i chiusi che sono numero unitario degli aperti è misurabile, angela, capito? Quindi la controimmagine di tutti gli insiemi che riuscite a pensare è misurabile, però poi non proprio tutti i sottoinsiemi di X, dipenderà, qualche volta sigma sono insieme della parte X, altre volte no, alcuni insiemi comunque non saranno misurabili, però tutto quello che ragionalmente potete pensare è misurabile, cioè tutte le controimmagini della F che ragionalmente potete pensare devono essere misurabili. Ok? Oh. Perché si vanno a dare queste, questa definizione? Perché le funzioni misurabili sono quelle che per le quali possiamo andare a definire integrali. Quindi praticamente sono quasi tutte le funzioni. Ci vuole però un, bisogna solo stare attenti a come definire l'integrale e poi bisogna stare attenti ai problemi di sintesi. Allora, adesso questo lo voglio lasciare. Indicato. Ah, definizione, abbiamo uno spazio di misura x sigma mu, abbiamo una funzione f da x a valore in f misurabile e poi sappiamo che f di x è maggiore o uguale di 0 tra un x appartenente a x, ok? Allora, chi è? Ah, devo dare un'altra definizione prima. Prendiamo la funzione caratteristica di un insieme, questa vale 1 se x appartiene a te e 0 se x non appartiene a te. Allora, l'integrale della funzione caratteristica di E su x in de mu, che la definizione non è altro che mu di e. Ovviamente questo si può fare quando e è un insieme misurabile. Quindi l'integrale, questa si chiama funzione caratteristica dell'insieme. Poi prendiamo una funzione a scalino, che è una funzione a scalino? Fi di x da x in r si dice a scalino, no, a scalino, si dice semplice, a scalino quando sono quelle di linea, step function. Questa qua si chiama simple function, poi vi spiego la differenza. Quando si chiama così, se sono sempre per definizione, phi di x è uguale a somma per j che va da 1 fino a k
di lambda j è la funzione caratteristica di Egon J, dove Egon J appartiene a sì per ogni J compreso tra 1. Quindi che cos'è una funzione semplice? Beh, è simile alla funzione scalino, è una combinazione lineare di funzioni caratteristiche di insiemi isolati. Questa è una funzione molto simile a una misura di Lagrangiano. Sì, però c'è una fondamentale differenza, fondamentalissima differenza, che in quel caso erano intervalli semiaperti a destra, in questo caso sono insiemi misurati. E ci passa la differenza con la notte e il giorno, perché gli insiemi misurabili possono essere qualunque, quasi qualunque schifezza, mentre invece, per esempio, tutti gli aperti sono misurati, cioè certe volte, non in modo, dipende dalla sigma algebra, però se la sigma algebra contiene i poletiani, tutti gli aperti sono misurati. Ok? Dipende dallo spazio di misura. Poi un'altra definizione la mettiamo qua. Abbiamo F da x a valori in R, l'integrale su x di f in del mu, per definizione, secondo voi come si farà? Come si faceva l'integrale di una funzione di questo tipo? Si faceva sommatoria di lambda j per la lunghezza dell'intervallo. Ma qua non abbiamo la lunghezza, perché abbiamo solo che, però abbiamo che l'insieme è misurabile, quindi per la lunghezza. Quindi sommatore di j che va da 1 a k di lambda j per la misura. Quindi tutte le funzioni caratteristiche e le funzioni semplici si possono integrare. Allora, come si definisce l'integrale di f in de mu? L'estremo superiore dell'integrale di phi in de mu, tale che phi è semplice e phi è meno uguale. Allora, se vi ricordate la definizione di integrale di Riemann, qua ci saranno tre differenze. La prima è che stiamo prendendo che la funzione è solo positiva, mentre prima poteva avere segno qualunque. Però nei integrali di Riemann la prendevamo limitata. Invece questa è positiva, ma non è necessariamente limitata. Poi ci sarà un'altra differenza. Qua si usano le funzioni semplici invece di quelle a scalino. Chiamiamo semplici queste funzioni qua, combinazioni lineari di funzioni caratteristiche di insiemi misurabili. A scalino è la funzione lineare, combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli semiaperti a destra. Terza differenza, facciamo l'estremo superiore da sotto, mentre prima cosa facciamo? Facciamo l'estremo superiore da sotto, l'estremo inferiore da sopra, e dovevano poi coincidere. Ora, di queste tre differenze, qual è la più significativa? Secondo voi? Funzione scalina adesso una funzione. Esatto. Le altre due sono problemi tecnici, dovuti al fatto che la funzione non è limitata. Se questa è limitata, se io faccio
l'estremo inferiore da sopra, vedremo, coincide con l'estremo superiore da sopra, quindi è automatico. Dove sta? Ma l'altra volta non era automatico. Si ricordate, io facevo l'estremo inferiore da sotto, integrale inferiore, integrale superiore, non coincide, coincideva in generale. Quando coincidevo dicevo la funzione del integrale secondo io. In questo caso, se la funzione f è limitata e io vado a fare l'estremo inferiore delle funzioni semplici maggioranti, degli integrali delle funzioni semplici maggioranti, automaticamente coincide con quello da. Quindi il fatto di fare l'estremo superiore da sotto è, non è tanto per dire coincide o non coincide e per non scrivere quello da sopra nel caso in cui non coincide. No, è automatico che coincide. Viene messo soltanto questa come definizione, perché nel caso non limitato, altrimenti avrei dovuto dire coincidono così, poi invece ogni volta devo fare la troncata, coincide, poi devo fare un casino per andare a definire l'integrale delle funzioni non limitate. Ok? Invece questa definizione così data funziona benissimo. Rimangono quindi sostanzialmente, diciamo moralmente, questo coincide con l'estremo inferiore degli integrali da sopra. Certamente se la funzione f è non limitata non ci sta una funzione semplice maggiorante, però moralmente coincide. Okay? È solo un problema tecnico, si può far coincidere. No, io faccio la tronco la mia funzione, faccio l'estremo inferiore da sopra e poi faccio il limite quando la troncata va all'infinito, insomma si può fare, si può risolvere. Rimangono due problemi. Uno è il problema di segno. Questo problema di segno attiene a un problema specifico. Siccome noi qua abbiamo anche funzioni non limitate, può darsi che questo integrale faccia più infinito. Allora, perché mettiamo una limitazione sul segno? Poi, quando faremo una funzione in generale, misurabile, cosa diremo come integrale? L'integrale sarà l'integrale della parte positiva meno l'integrale della parte negativa. Allora, qual sarà l'unico caso che vorremmo evitare? Che l'integrale della parte positiva fa più infinito e l'integrale della parte negativa fa meno infinito, perché più infinito meno infinito è una forma indeterminata e ci darebbe tanti. Insomma, quelle funzioni là non le vogliamo vedere manco di meno, perché danno grossi problemi. Meglio sarà se uno delle due è finito. Allora, se l'integrale della parte positiva fa più infinito e l'integrale della parte negativa è finito, l'integrale diremo che fa più infinito. In questo caso la funzione si dirà semi-integrale. Viceversa, se l'integrale della parte positiva è finita e quell'altra è più infinita, l'integrale farà meno infinito. Comunque la funzione si dirà semi-integrale. Meglio ancora se l'integrale della parte positiva è finito, l'integrale della parte positiva e della parte negativa è finito pure lui, il che vuol dire che l'integrale del valore assoluto è finito pure lui, perché l'integrale del valore assoluto è la somma dei due. L'integrale di f sarà la differenza. In quel caso diremo che la funzione è sommabile, ma tutto questo lo ripeteremo. Quindi qua trattiamo diversamente le funzioni positive dalle altre perché ci possono essere problemi di segno legati al fatto che più infinito meno infinito è la forma indeterminata. Tutto. E questa è la seconda cosa. Terzo, abbiamo detto, dove è nascosto il fatto che l'estremo superiore degli integrali da sotto è uguale all'estremo inferiore degli integrali da sopra? Abbiamo detto, se f è limitata, questo si può dimostrare che è vero. È nascosto nel fatto che f è misurabile. Se f è misurabile, e noi quindi possiamo usare per approssimare da sotto e da sopra le funzioni semplici e non quella a scalino, è automatico che quando vado a fare, mettiamo che f sia limitata, vado a fare, è positiva, vado a fare l'estremo superiore degli integrali da sotto e l'estremo inferiore degli integrali da sopra, è automatico che coincidono. Quindi è automatico che la funzione è moralmente va bene per essere integrale. Poi, se poi voglio dare questa definizione, funziona lo stesso. Insomma, in realtà la predisposizione a essere integrata per una funzione
sta nel fatto di essere misurabile. Allora, tu prendi la parte positiva, che è positiva, prendi la parte negativa, che è positiva. Quelle due parti lì sono sicuramente integrabili. Poi, per andare avanti ci vuole, magari se gli integrali sono finiti, va benissimo. Diremo che la funzione è sommabile e andiamo avanti. Ok? Se uno dei due è finito, diremo che la funzione è semi-integrabile. Se sono tutti e due più infiniti, allora ci fermiamo perché ci sono problemi. Ok? Quindi, questa definizione è profondamente diversa. Poi vi farò un esempio, l'esempio originale di Lebesgue. L'esempio originale di Lebesgue. Però questo ve lo farò quando faremo la misura di Lebesgue. Siccome qua stiamo ragionando su una misura in generale, il concetto è che questa definizione funziona benissimo. L'integrale, così adesso, se f è di segno qualunque, x sigma mu f da x in R misurabile, allora f lo scriviamo come f più meno f meno, f più, se vi ricordate, è il massimo tra f e 0, f meno è uguale a meno il minimo tra f e 0. Allora, F si dice sommabile se solo se per definizione integrale di f più di mu è finito e integrale di f meno è pure finito. Allora, che equivale però a dire che l'integrale del valore assoluto di f è finito. Vi ricordo che il valore assoluto di f è uguale a f più più f meno, mentre f è uguale a f più meno f meno. Poniamo in tal caso, si pone integrale di f uguale integrale della parte positiva meno l'integrale della parte negativa. Sommabile si scrive anche così: f appartiene a L1 integrabile, sommabile secondo Lebesgue di esponente 1 rispetto alla misura mu su x. Quando la misura mu si sa qual è, questo non si scrive, si scriverà L1 di x. Se io voglio specificare che è la misura mu, ci scrivo che è la misura mu, ma se no posso non scriverci. Quando parleremo della misura di Lebesgue su Rn, la misura standard, allora scriviamo direttamente L1. Quindi quando avete usato il termine L1, L2 in probabilità, userete il termine L1 e L2 in teoria dei segnali, che significa? L1 significa che il valore assoluto è una funzione misurabile. Praticamente tutte le funzioni che riuscirete a immaginare voi, che incontrerete voi nella, diciamo, laurea di ingegneria, sono tutte misurabili. Per costruire un esempio di funzione che non si può, che non sia misurabile, devo faticare. E lo devo costruire apposta. Quindi
non ci sono problemi. Però sommabile restringe l'attenzione solo a quelle, non mi interessa più che siano limitate come nel caso, vedete, automaticamente questo ingloba la teoria dell'integrazione in senso generalizzato. Però attenzione, attenzione, che ci sta una bella differenza, cioè io, se vi ricordate l'integrazione in senso generalizzato di Riemann, si facevano degli integrali e poi si facevano i limiti, ok? Dovevamo vedere i limiti vicino ai punti dove la funzione andava infinita, oppure il limite per x che andava più infinito se l'insieme non era limitato. Qua non c'è problema, qua bisogna semplicemente vedere se la parte positiva l'integrale è finita, se la parte negativa l'integrale è finita. Se sono finiti tutti e due, non ci stanno problemi. Per esempio, la parte positiva l'integrale fa 7, la parte negativa l'integrale fa 5, l'integrale di f fa 2. Non ci sarà nessun problema perché l'integrale di f in valore assoluto fa 12. Chiaro? Non sussistono i problemi, possono sussistere quando la parte positiva ha un integrale che diverge e la parte negativa ha un integrale che diverge pure lei. Facciamo un esempio: se io prendo la funzione seno di x su x, questa funzione qua, se la integrate in senso generalizzato, secondo Riemann, tra 0 e più infinito, ricordo seno di x su x a 0 tende a 1, allora scriviamo, vediamo quanto tempo abbiamo, sono 12 minuti. Prendiamo questa funzione qua, allora questa qua è una funzione pari, uno dice non è definita in zero, non fa niente, ok? Questa funzione va così. Questa funzione qua non è sommabile. E quale motivo? Se prendo la parte positiva e vado a fare l'integrale, mi fa più infinito. Se prendo la parte negativa e faccio l'integrale, mi fa meno infinito. Se andate a riguardare la dimostrazione di analisi 1, noi l'avevamo dimostrato che il valore assoluto mi dava un integrale che divergeva. Mentre invece, quando faccio l'integrale della funzione, siccome faccio il limite dell'integrale da 0 a più infinito, poi anche dall'altra parte la funzione è pari, lo stesso, quel limite avevamo dimostrato che esisteva. Con i metodi di analisi complessa che abbiamo fatto, appena fatto, si potrebbe dimostrare che l'integrale fa pi greco mezzi. Ma quell'integrale in senso generalizzato di Riemann. Ma questa funzione qua, qua dentro, non ce la posso mettere. Proprio di quelle che non sono proibite, non sono sommabili. È chiaro? Perché non va bene? Perché l'integrale della parte positiva fa infinito e l'integrale della parte negativa fa infinito. Quindi quella è la, cioè, la sommabilità per fare certe cose ci vuole. Quindi ci sono certe funzioni che sono integrabili solo in qualche senso speciale, che però non rientra in questo schema che stiamo per affrontare. Ora, adesso, che si fa? Io non ho nessuna voglia di stare a dimostrare nel dettaglio, però con queste definizioni, se prendo le funzioni sommabili, l'integrale è un funzionale lineare. Ho due funzioni, la somma di due funzioni sommabili è sommabile, e le funzioni sommabili sono uno spazio normale. La norma è proprio l'integrale della funzione immobile, ok? Ci sono dei problemi da risolvere.
quando dico che è uno spazio normato, se l'integrale fa 0, la funzione dovrebbe fare 0. Ma non è così. Se io prendo una funzione che vale 0 dappertutto tranne in un punto, oppure vale 0 dappertutto tranne che su un insieme di misura nulla, la funzione quando vado a integrare mi fa 0. Anche quando vado a integrare il modulo. Anche se su quei punti valesse più infinito mi fa 0. Ma questi sono, ripeto, dei problemi tecnici che si risolvono. Cioè, non appena si imposta questo schema, bisognerebbe andare a considerare che gli insiemi di misura nulla, non, dal punto di, siccome noi dobbiamo fare l'integrale, e l'integrale gli insiemi di misura nulla non li vede, allora tutte le funzioni che coincidono tranne che su un insieme di misura nulla si ritengono uguali. Quindi quando io parlo di seno di x, per esempio prendo la funzione seno di x tra 0 e 2π è fuori 0, questa qua è integrabile, l'integrale fa 0, eccetera. Però non quando intendo, secondo l'integrale di Lebesgue, la misura di Lebesgue, quando la faremo, non intendo seno di x, ma intendo qualunque funzione che coincida con seno di x tranne che su un insieme di misura 1. Ora, precisare tutto questo discorso si dovrebbe fare, però noi non abbiamo il tempo di farlo, quindi questo qua, questo discorso non lo vado a specificare, ok? Poi vi darò dei riferimenti per chi se lo vuole andare a vedere. Quello che però possiamo vedere è che modulo alcuni problemi tecnici, per esempio identificare le funzioni che coincidono a meno di 0 di misura nulla, diciamo, tutte queste definizioni vanno benissimo insieme e funzionano benissimo. E che cosa ci danno? Ci danno un funzionale che è un funzionale lineare, ok? L'integrale della somma, la somma degli integrali, l'integrale di lambda est, lambda 8, l'integrale di f, l'integrale del modulo dell'integrale, il valore assoluto dell'integrale meno uguale dell'integrale del valore assoluto, insomma le solite usuali proprietà. Solo che cosa abbiamo guadagnato? La misura qua è una misura assolutamente generica, quindi noi siamo, diciamo, questo si può fare integrale rispetto a qualunque misura positiva. Quali sono le funzioni che si integrano? Sostanzialmente quelle che sono misurabili e poi magari sommabili, giusto per non avere problemi insieme. Ok? Si integrano tutti, quindi qua integri qua praticamente tutto quello che vuoi, tranne, ripeto, alcuni esempi particolari. Qual è l'altro vantaggio? L'altro vantaggio è che con questo schema, adesso vedremo, non oggi ma domani, perché non abbiamo il tempo, una terna di teoremi, quella la vediamo, poi dopo domani facciamo questa terna di teoremi e poi facciamo esercizi. Cioè, il teorema di Beppolelli, il lemma di Fatou e il teorema della convergenza nominale di Lebesgue, che sono di una potenza enorme. Praticamente, teorema della convergenza dominante di Lebesgue ti dice che se tu hai una successione di funzioni che convergono puntualmente più una piccola ipotesi, cioè che la convergenza sia dominata, cioè tutte le funzioni sono meno uguali della stessa funzione sommabile, allora automaticamente puoi passare al limite su questa integrale, che è un teorema enormemente potente, ma non per usarlo con funzioni strane. Noi pensiamo che le funzioni misurabili possono essere strane, no, lo usate con le funzioni integrabili anche secondo Riemann. Con le funzioni integrabili secondo Riemann, quando avete la convergenza puntuale, è col fischio che in generale potete passare al limite su funzioni integrali. Anche qua non è proprio che basti la convergenza puntuale, però ci basta la convergenza dominata, che è la convergenza puntuale, più una piccola ipotesi che normalmente è molto facile da verificare. Per esempio, se tutte le funzioni sono minore o uguali di una costante e siamo su un intervallo, va benissimo. Convergenza puntuale implica passaggio al limite. Non solo, ti indica anche che il limite automaticamente è integrabile secondo le Lebesgue. Però in realtà ci sta un altro vantaggio ancora, che io ogni volta che devo fare gli esempi devo parlare poi della misura di Lebesgue, di cui parleremo poi più in particolare.
Ma questo discorso, tutti questi discorsi che faremo, compreso quello di domani, valgono per qualunque spazio di misura con una misura positiva. Quindi valgono per le misure di carica superficiale di elettrotecnica, per le misure con le delte di Dirac di qua e di là, valgono per le misure di una distribuzione di cariche di linea, ok? Quindi valgono, praticamente stabiliscono uno schema matematico che va bene per tutte le applicazioni di fisica, di elettrotecnica, di teoria dei segnali, di circuiti, di quello qua. È chiaro? Ok. Vabbè, adesso stacco un attimo.